Benissimo, benissimo. Bene, via, andiamo. Una vicepresidenza da opposizione all'interno di questo nuovo Consiglio, una nuova sfida che sarà affrontata come da Marco Stella e comunque da tutto il Consiglio? Sì, no, sarà intanto un grande entusiasmo, perché venire dal Consiglio di quartiere, da arrivare a fare il vicepresidente del Consiglio regionale, insomma è una grandissima soddisfazione, e quindi ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto un percorso con me e che hanno creduto in Marco Stella. Sarà una sfida importante, ambiziosa, sarà una sfida fatta insieme ad Eugenio Giani e l'altra vicepresidente del Consiglio, perché tutti insieme faremo le cose, insieme ai segretari questori, e sarà fatta all'insegna del Consiglio regionale fuori. Se c'è una cosa che mi piacerebbe fare insieme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è dare un segnale diverso, cioè un Consiglio regionale meno lontano dalla gente, un Consiglio regionale più a giro per la Toscana, magari anche più consigli regionali fuori, perché credo che la buona politica si fa anche con le buone pratiche e soprattutto stando fra la gente. Quindi se riuscirò a portare anche l'esperienza del Consiglio comunale di Firenze, quindi lo stare più a contatto con le persone, ricordiamoci, ha fatto bene a dirlo il presidente Eugenio Giani, che questo è un consiglio non di nominati ma di eletti, quindi i cittadini si aspettano tanto da noi e noi faremo tanto per ripagare la fiducia che hanno riposto in tutti i consiglieri regionali. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie.